Bene, devo fare un po' di storia di questo che è l'orfanotrofio Kaniavuku, il quale nasce nel 1951 da parte di uno svizzero e di una donna olandese, i quali arrivarono in Madagascar a causa di una grande catastrofe, quindi inviati, e si resero conto che le bimbe che avevano commesso un piccolo crimine finivano nella prigione per gli a loro volta, Adulti. subendo degli abusi, ma delle cose poco, diciamo, poco simpatiche. Ecco perché loro costruirono questo come rifugio per le ragazzine, bambine o insomma gli adolescenti che, ahimè, erano costrette a rubare poi per semplice fame. Si può vedere alle mie spalle c'è la security, quindi non si passa se non si è autorizzati. Abbiamo tutti un badge, in questo caso non ce l'ho per, insomma, perché è sabato. Tutti vengono registrati, insomma, è tutto sotto controllo, gestito chiaramente da inglesi, americani, Logica, quindi c'è una certa. tutto qui. Bene, adesso mi fanno entrare, anche perché ci lavoro, conseguentemente vedrete come è fatto questo Acani Avuco orfanotrofio. Il socia. Ah, già che ci siamo, vi faccio vedere un po' come è strutturato. Questo è il campo da gioco. Quella che vedete alle mie spalle è la casettina, 100 rotti metri quadrati, dove ci sono i bambini, quelli piccolissimi, da 0 a 2 anni. La strada di accesso con un bellissimo albero di giacaranda. Alle mie spalle potete vedere quello che è il refettorio, il dormitorio femminile. Ora stiamo organizzando la festa di Natale, che è bellissima, quindi ho tempo di poter fare delle riprese. Quello che vedete è l'edificio principale, quindi degli anni 50. Bene, ciao. Siccome so che diverse persone hanno chiesto di poter adottare a distanza un bimbo, ora vi faccio vedere qua la parte amministrativa, in maniera tale che voi siate sicuri che i vostri soldi, una volta mandati, arrivino qua. Siamo 52 persone, 6 volontari e 46 persone di staff. Ognuno è uno specialista di qualche settore. Io pure, in questo caso il settore turistico, il mio compito è quello di creare, insomma, dei package turistici, tirare su un tour operator, tra virgolette, per questa azienda. Questi sono i turni di lavoro, si inizia alle 5 e mezza del mattino per finire alla sera alle 6. Poi i compiti, vabbè, facciamo fare i compiti ai ragazzini. I ragazzini fanno i compiti con noi dalle 7 alle 9, pensate che si alzano tutti alle 4 del mattino, che però c'è luce, quindi insomma è piacevolissimo. Infatti io non mi sono mai alzato alle 5 e mezza della mia vita, ho cominciato adesso. Questi sono gli shift, tutti i compiti che abbiamo da fare, quello che dobbiamo fare, chi li deve fare. Potete vedere le date, insomma. Come vive questo centro? Beh, vive grazie a donazioni da parte, la maggior parte sono inglesi, americani, qualche olandese. E siamo completamente autonomi e autosufficienti sotto il profilo economico. Noi volontari paghiamo per stare qui, chiaramente. Paghiamo poco, paghiamo 3 euro. Adesso qui stanno facendo alcune prove per Natale. Paghiamo 3 ore al giorno, ci dà diritto a dormire, a lavorare 10-12 ore al giorno e al pranzo. Dicevo che oggi è sabato, quindi i bambini sono tutti in giro a rilassarsi, a giocare, a fare le cose che devono. Adesso qui sono tornati dei nostri amici. Vi faccio vedere quella casa dei volontari, così vi spiego con calma quello che è come è nato, come è sviluppato e come funziona questo Acani Avuku, centro per i bimbi. E voilà, questa è casa nostra. Abbiamo la cucina. Vedere, insomma, tutto quanto. Internet a bomba, 4G, che in Italia non ci siamo manco al 3. Questi sono sulla Luna, però hanno il 4G. Mi spieghi qualcuno perché in Italia. La toilette di cui vado particolarmente fiero, perché l'ho fatta tutta io, mettendo tutti le mensole, insomma, tutte le storie. Abbiamo anche una doccia, ovviamente un po' sfasciata, ma chi se ne frega, l'acqua calda non c'è. E quello sono io. Goodbye. La zona. Ora faccio vedere la camera mia, che è questa. Abbiamo una bellissima, c'è un po' di casino ma è normale, camera di un'altra volontaria, di una nostra amica svizzera, e poi due squinternate tedesche fantastiche, amiche mie, che come potete vedere, eccole qua, una più bella dell'altra, che non hanno voglia di farsi vedere, perché guardate il casino, ovviamente tipico femminile, bighezze. E questo è l'armadio delle ragazze. Evviva! Mia madre dice che sono un cialtrone, ma mamma, queste sono più cialtrone di me.
Eccole qua. Ciao. Vi dicevo, abbiamo 135 bimbi, di cui 120 ragazzine, tutte femmine, perché questo è un centro per le ragazze, le bimbe. I maschietti sono i fratellini, piuttosto che i fratelli più grandi, che vengono a trovare le sorelle. Oppure sono ragazzini, poverini, abbandonati, ma poi quando crescono vengono trasferiti in un altro centro. Il nostro si può definire un centro fortunato, perché, torno a dire, che è totalmente indipendente a livello economico, è di proprietà il terreno della chiesa non so quale. Il governo da parte sua non dà assolutamente neanche un centesimo e la sua influenza si riduce solo e esclusivamente al fatto che i bimbi vengono assegnati a questo centro per tramite la corte, ora il tribunale, in francese la cour, in tribunale. Quindi non è che li andiamo a prendere in giro, ci vengono consegnati tutte delle storie di un certo spessore che evito di raccontare, ma potete ben immaginare. Pertanto molti sono i bimbi che vengono adottati e a distanza, chiaramente un bimbo adottato a distanza costa, sui le spese reali sono poi 60 euro, ma bastano 15 euro, 10 euro, insomma quello che uno ha può dare. Tutti i soldi vengono registrati in ricevute, tutto molto trasparente, anche perché torna a dire è gestito da un sistema anglosassone, conseguentemente non scappa veramente una virgola. Noi stessi abbiamo diritto a una tazza di riso al giorno e va bene così. Notate però che il 65% di quello che viene, che sono le spese di questo centro, è assorbito dai bimbi in età dagli 0 ai 2 anni, perché poi una volta passata quell'età si mangia del riso, delle verdure, mentre i piccoli, a causa di creme, pannolini e tutte queste cose, insomma, costano oltre la metà del budget. In 14 costano come gli altri 120. No. Il potere della macchina. È molto interessante il sistema di gestione di questo centro. Per esempio, per le acque, noi raccogliamo tutta quella che è l'acqua piovana, ora stagione delle piogge. Faccio un esempio, vedete il tetto? Ha questa gronda che va in un tubo, la quale a sua volta porta l'acqua in questa torre da 4 metri cubi, che a sua volta va a distribuire l'acqua ai lavatoi, che permettono a noi di poter fare tutte, lavare le cose dei bimbi, insomma non noi ma chi per noi. Quella che vedete è la casa di quando vengono i turisti, possono soggiornare, e questa è la sezione in cui noi andiamo a noi, dove vengono stese i panni dei bimbi. Zambulati. Alle mie spalle è il dormitorio femminile. 120 risiedono in quel po', in quell'ambiente. E poi più tardi farò vedere le scuole. Interessante è il sistema delle cucine. Qui si fanno circa 450 pasti al giorno, non sono pochi, con due cucine che, insomma, potete vedere come sono. Bisogna dire molto bravi, il cibo è molto buono, molto brave le cuoche, anche molto simpatiche, che poi vi presenterò. Questa è la prima cucina. E questa alle mie spalle è la cucina, con le mie stupende cuoche che adoro. A me non hai niente che fare. Ragazzi, la più fuori di tutte è questa. Manaona! Manaona! Issa naranao? Tarunru! Mi so... Di che cosa le sa mia l'Italia? Ah, c'è una finarcia per me, mi ha fatto un centro, si bien, mi ha fatto un centro, très bien. Mi socia, mi socia. Carunla. Per il cibo abbiamo un magazzino che è alle mie spalle, lo stoccaggio alimentare, che è gestito da una signora. Ripeto, oggi è sabato, quindi è ferie per tutti. Facciamo parte del World Food Program, quindi alcuni sacchi di riso vengono dati dal World Food Program. Stabilimento del dormitorio, ora lo vedete sotto un altro punto di vista. E come vi dicevo, è importante, ve lo faccio vedere perché così capite che alle mie spalle, in questo caso, il programma alimentare mondiale.
quale fornisce n chili di riso all'anno, che vengono tutti quantificati e ora non posso farvelo vedere, ma se riesco lo metto. Ogni singolo pasto viene registrato, quindi se per qualche motivo qualcuno mangia di più, questo succede per noi volontari, gli altri non mangiano. Qua 120 bambini vengono a scuola, non tutti fanno le scuole qui, fanno le primarie, quindi le elementari, mentre le medie vengono fatte fuori all'esterno, riescono ad andare a piedi da sole, insomma qua nelle vicinanze, oppure c'è un bus che li porta. Ok, adesso vi faccio vedere un po' dei fantastici bimbi che ci sono qua, scusate ma sono bollito. Vista la troupe di un cantante famosissimo qua, i bambini sono stati scelti per fare il CD musicale, infatti gireranno il paese a fare i concerti. E te qua? No, anche tu! Niente! C'è il muro del pianto, oggi è l'ora del pianto! Questo qui è bello, eh. Ciao!